tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Le osservazioni di Lord Mendelssohn arrivano 3 anni dopo che i funzionari laburisti hanno negato le affermazioni dell'ex consigliere Andrew Nether, secondo cui hanno deliberatamente incoraggiato l'immigrazione per cambiare la struttura della Gran Bretagna. In che senso cambiare la struttura? Ce lo dice dopo. Nether ha affermato che la politica è stata progettata per strofinare il naso della destra nella diversità. Ho capito che vuoi strofinare il naso di coloro che votano destra nella diversità, ma qual è il vantaggio? Una volta che hai strofinato il loro naso, e allora? Qual è il vantaggio? Quindi questa è una mezza verità. Questa è una mezza verità. Questa è una mezza verità. Sì, questa è l'azione che volevamo fare. Ho capito, ma perché questa azione avrebbe dovuto dare un risultato bello, buono, giusto? E allora? Ha detto, sempre Nether, che c'era uno scopo politico trainante, che l'immigrazione di massa fosse il modo in cui il governo avrebbe reso il Regno Unito veramente multiculturale. Continua sempre a fare le risposte a metà. Questa è una mezza verità. Questa è una mezza verità. Ho capito che volevi fare il Regno Unito veramente multiculturale. Benissimo. Qual è il vantaggio? Non lo dice. Questa è una mezza verità. Questa è una mezza verità. I vertici laburisti sono stati, cioè del partito di sinistra inglese, sono stati riluttanti ad ammettere di aver deliberatamente progettato l'afflusso di migranti che hanno trasformato le comunità nell'ultimo decennio. Chissà perché, ma se è una cosa bella, buona e giusta, che cosa c'è da nascondere? Perché mentre la facevano non la comunicavano? Ecco, adesso è bello, stiamo tutti più meglio, stiamo meglio noi, stanno meglio loro, non lo so. Sono stati riluttanti ad ammettere di aver deliberatamente progettato l'afflusso di migranti che hanno trasformato la comunità nell'ultimo decennio, cioè in 10 anni, cioè 14 dal 97 al 2010, si sono vergognati della politica che facevano. Quindi era evidentemente controproducente, non c'era qualcosa di cui vantarsi in quello che stavano facendo. Non c'era qualcosa per cui avrebbero preso più voti di prima, mentre la facevano. Ecco, stiamo facendo arrivare tanti migranti e quindi voi vi piace tanto e ci darete più voti. Evidentemente no, se l'avrebbero detto avrebbero perso i voti. Allora, se uno dice che questi sono spiriti avversi, che hanno solo l'intenzione di distruggere, distruggere a tradimento, distruggere con l'inganno, è un pensiero fuori dalla realtà? Il comportamento loro, dove porta a trarre la conclusione? Ma a una manifestazione per il Think Tank Blairiano Progress, cioè un gruppo di persone che progettano qualcosa, Lord Mendelssohn ha dichiarato: nel 2004, quando come governo laburista, ossia di sinistra, non solo stavamo accogliendo le persone che venivano in questo paese per lavorare, inviavamo gruppi di ricerca per le persone e incoraggiavamo loro, in alcuni casi, a lavorare in questo paese. Allora, incoraggiavamo loro in alcuni casi. È sempre questo minimalismo. Sì, sì, ma l'abbiamo fatto, ma non tanti. Ok, ricominciamo da capo, all'inizio. Non erano tanti.
Steve Schiffman ci dice che tra il 97 e il 2010 sono 14 anni, perché va conteggiato tutto il 97. In 14 anni il totale è stato di 2,2 milioni di persone. Ora, se Lord Mendelssohn dice che l'hanno fatto in alcuni casi, questi alcuni casi quanto sarà? Il 10% di questi 2,2 milioni? Sono 220.000 alcuni casi. È il 5% di questi alcuni casi? Allora il 5% sono 110.000 alcuni casi. Cioè, anche fossero alcuni, si parla di 100.000 persone. Ma poi queste 100.000 non comunicano ad altre 100.000? Quindi questi alcuni casi sembra proprio la solita tecnica del bambino che rompe il vetro e poi nasconde la mano. Si è rotto da solo. Ma ho lanciato un sassolino, era piccolo piccolo. Alcuni casi. Ha detto, il problema è cresciuto durante il periodo di stagnazione economica, negli ultimi 5 o 6 anni. Ma va? L'economia va su, poi va giù, poi va su, poi va giù. Non ce lo sapeva. Era un quindicenne quando è andato in Parlamento. Quando il Labour, il partito di sinistra inglese, ha incoraggiato i nuovi arrivi, eravamo quasi un'economia di piena occupazione. Ma, ha ammesso, la situazione è ovviamente diversa ora. Non sapevo che l'economia andasse giù. Ho lanciato un piccolo sassolino, ma non lo sapevo che si rompeva il vetro. Io pensavo che i vetri non si rompessero mai. Non sapevo che l'economia andasse giù. Allora, le parole importanti di Lord Mendelssohn. Dobbiamo solo renderci conto che l'ingresso nel mercato del lavoro di molte persone di origine non britannica è difficile per le persone britanniche, ma anche straniere, in Gran Bretagna, che hanno difficoltà a trovare lavoro, che hanno difficoltà a mantenere il lavoro. Ripeto, sia gli inglesi, sia gli immigrati già arrivati. E adesso c'è proprio la soluzione. La soluzione è proprio da uomo di sinistra, filosofo, teorico, con la testa sulle nuvole. Per queste persone, ripeto, sia gli inglesi, sia gli immigrati arrivati già anni prima, l'immigrazione, quella nuova, quella successiva, tende a incombere nelle loro vite e nei loro mondi. Ora questo è un fatto inevitabile. Chissà perché. È sempre la scusa che l'immigrazione è qualcosa di spontaneo. È guidata da te? No, è qualcosa di spontaneo. È inevitabile. E dobbiamo capirlo, affrontarlo, impegnarci con le persone a discuterne. Ecco, l'uomo di sinistra che, come ci ha detto Hitchens, vive nelle enclave londinesi, che ha lavori da intellettuale e super intellettuale e quindi non vive la concorrenza del lavoro degli immigrati, lui vuol risolverle discutendo, che vuol dire far accettare la situazione agli altri. Ha detto, insomma, è così e la devi sopportare. Gli inglesi, questo è un articolo del 2013, ma gli inglesi nel 2018-2017 hanno fatto Brexit. Tu discuti pure. E noi facciamo, inglesi e immigrati già arrivati, facciamo Brexit. Tanto lui i soldi ce li ha. Le sue parole di Lord Mendelssohn, questo è il giornalista Tip Shipman che scrive, le sue parole sono molto più sincere di quelle del signor Miliband. Alla domanda all'inizio di questo mese se troppe persone potevano venire, probabilmente troppe persone sono arrivate, ha risposto, non la metterei così, no. Ora un altro aiuto alla sinistra. Sir Andrew Green di Migration Watch, quindi un osservatorio della migrazione, ha dichiarato: questa è una missione sorprendente da parte del più alto livello che la politica di immigrazione di massa del Labour è stata del tutto deliberata.
Preparatevi perché cominciano con un prologo estremamente grave, estremamente comprensivo, ma poi c'è la chiusura del furbetto. Ci vorrà molto tempo prima che i loro sostenitori della classe operaia li perdoneranno. Per gli enormi cambiamenti che sono stati imposti alle loro comunità. Quindi, prima fa un preambolo, un'introduzione molto apprensiva, poi infila un dovere, perdonare, e quindi chiude con un'altra frase molto apprensiva e preoccupata, partecipativa. Quindi è evidentemente una persona affine al mondo del labor e intendeva dire, cari operai elettori della sinistra, continuate a votarli. Questo nel 2013. Invece, successivamente, gli elettori del partito sinistra hanno fatto Brexit. Hanno votato per la Brexit. Poi una piccola osservazione su Brown. L'ex primo ministro Brown, anche lui di sinistra, del Labour di sinistra, che una volta ha chiesto lavori britannici per i lavoratori britannici. Non esistono lavori britannici o lavori immigrati. Esistono i lavori. Se c'è disposizione, i britannici li fanno, e altrimenti no. Se ci sono immigranti che lo fanno ad un terzo, perché non hanno le spese sociali che hanno gli inglesi, e allora per i britannici non c'è più quel lavoro. Poi migranti, i nuovi migranti, i nuovi immigrati, che scalzano dal lavoro anche i precedenti immigrati, perché accettano lavori a costi ancora più inferiori. Ed ora il giornalista Tip Shippen riassume tutto l'articolo in due frasi di Lord Mendelssohn, una del 2009 e una del 2013. Allora, cosa dice nel 2013 al tempo in cui ha scritto l'articolo? Lord Mendelssohn: penso che dobbiamo renderci conto che l'ingresso dei migranti nel mercato del lavoro è difficile per le persone che trovano molto difficile trovare un lavoro o mantenerlo. Ma va? Immettere sempre nuovi immigranti causa problemi a quelli che già oggi non lavorano? Nel 2013. Ma nel 2009 cosa diceva 4 anni prima? I migranti stanno colmando le lacune nel nostro mercato del lavoro che i britannici non sono disponibili o non sono disposti a colmare. I migranti sono buoni, i britannici sono cattivi. Un po' quello che si dice in Italia, che gli italiani non vogliono fare i camerieri, i baristi, i pizzaioli, i lavapiatti, gli addetti alla pulizia, e poi si viene a sapere che i cuochi, i pizzaioli, i lavapiatti, pulizia, camerieri, quello che vuoi, lo vanno a fare in Inghilterra e in Germania. Oppure si dice che gli italiani non hanno capacità professionali e poi si viene a sapere che i pediatri italiani vanno a lavorare in Finlandia, Norvegia. Non c'è stato un effetto negativo sull'occupazione dei cittadini britannici. Nella settima parte si conclude il caso di Lord Mendelssohn e il caso italiano di Goffredo Bettini. Ci sentiamo, indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.